Cancellato Francesco è l'ospite della Mondadori oggi. Allora partiamo da questa. Lei è il direttore di Fanpage a Milano. Sì. Vuole dire ai nostri amici cosa è Fanpage, cosa fa? Fanpage è un giornale online, fra l'altro è nato a Napoli, è ancora Napoli il suo cuore, diciamo. Io sono a Milano perché ho 3 bambini e ovviamente non posso, faccio avanti e indietro, ma devo rimanere là. Ma abbiamo 3 redazioni, una a Milano, una a Roma e una a Napoli, e siamo il più grande giornale online che c'è in Italia. Ah. Quindi ci leggono tutti i giorni 2,5 milioni, ma 3 milioni di persone. Ma anche in Campania, eh? Sì. È molto letta. Qua è fortissimo. E facciamo tanti video, siamo anche su tutte le piattaforme social, in qualche modo cerchiamo di informare tutte le persone di questo paese in tutti i luoghi in cui, online, digitale, diciamo, in cui sono, cercando di fare il nostro massimo. Altra cosa importante, Fanpage è un giornale indipendente, cioè il suo editore di mestiere fa l'editore, non fa altri mestieri come il politico, il costruttore, quello che fa le automobili o cose di questo tipo. Noi abbiamo un editore che fa l'editore, questo ci dà una grandissima libertà. Ah, e Nola è la prima volta che viene? È la prima volta che vengo a Nola, sono molto contento di essere qui. È contentissimo, e quindi so ci che tornerò. Dopo andrà a Napoli, è vero? Dopo faccio la presentazione a Napoli, e dopo questa presentazione avrò a Napoli. Quindi Nola ha avuto il privilegio di essere la prima? Nola sì, ha il privilegio di essere la prima dopo la presentazione di casa. Io abito a Lodi, che è un paesino, una città vicino a Milano, e ovviamente vado la classica presentazione per gli amici e per la mia città. Posso chiedere ancora una cosa prima di passare al romanzo? Cioè, al saggio. Vorrei prima chiarire, ma questo divario tra il nord e il sud, secondo lei, col tempo scomparirà? Ma secondo me è un divario che il sud può far scomparire investendo sui giovani. Ne ha tantissimi, molti più del nord. Napoli è la città più giovane d'Europa nel paese più vecchio d'Europa. Anzi, la città più giovane d'Europa nel paese più vecchio, in Italia, che è il paese più vecchio d'Europa. Secondo me se riuscirà, come ad esempio nel suo piccolo ha fatto Fanpage, a mettere a dar lavoro a tanti giovani, a farli rimanere qua e a far crescere questo posto culturalmente, perché i giovani sono dei giganteschi motori di cultura, allora questo divario si appianerà, anche perché il nord invece è una realtà che, a dispetto di tutto, è sempre più anziana e sempre meno forte culturalmente. Molti del sud vengono a Milano, eh? Molti vengono a Milano, pensi se non venissero. Se non venissimo saremmo spacciati. Molte scuole hanno professori meridionali, sì, è vero? Anche molti studenti. Molti studenti. Noi e anche l'università. Noi al nord riusciamo ad avere... L'università... Abbiamo la fortuna, lo dico io, la fortuna di avere tanta immigrazione dal sud Italia e anche dall'estero. Cioè io sono uno di quelli che pensano che l'immigrazione sia una delle fortune del nord Italia, che altrimenti sarebbe un posto di vecchi. Veniamo al suo saggio. Sì. Allora, Continente Nero. Continente Nero, a dispetto della canzone, in questo saggio è l'Europa, ed è Continente Nero perché ci sono un sacco di partiti di destra, un tempo li avevamo chiamati di estrema destra, quello erano, che sono diventati fortissimi in Europa, che hanno spostato l'agenda politica a destra e che alle prossime elezioni europee potrebbero anche addirittura, diciamo, contare qualcosa a livello di istituzioni europee. Ho viaggiato, ho preso gli aerei, sono stato in giro per 6 paesi europei, ho raccontato 6 partiti di questa destra, raccontando, diciamo, quelli che sono i legami tra di loro, quelli che sono i loro leader, quella che è la loro origine, dove vogliono andare e anche chi li paga. Grazie. Grazie. Grazie mille.